Parma, fine marzo, sedicesima edizione di MaxPay, l'evento organizzato da Senaf che si propone come punto d'incontro per la Fabbrica 4.0. In questo contesto incontriamo Matteo Rigamonti, fondatore di Verg, il primo e-commerce che offre lavorazioni CNC online con preventivazione gratuita in tempo reale. Come le è venuto in mente di adottare un modello di business così innovativo in un settore tradizionalista come quello della meccanica? Ma l'idea è data principalmente dalla mia passione personale per la meccanica e poi dal fatto che sono stato utente del settore CNC e ho avuto delle esperienze, come si potrebbe dire, nelle quali la puntualità, la qualità e la precisione non la facevano da padrone. E ho voluto creare un'azienda che offrisse qualità, puntualità e precisione a questo settore, a partire dalla preventivazione online. Non è più necessario mandare un file e aspettare una valutazione che può durare qualche giorno, addirittura in alcuni casi qualche settimana, ma è sufficiente caricare il file 3D nel nostro sito per ottenere istantaneamente il preventivo, la data di consegna e la fattibilità. Il preventivo che viene dato è definitivo e la fattibilità viene verificata da un operatore entro 2 o 3 ore dall'acquisizione dell'ordine. Verg ha fatto dell'innovazione il suo punto di forza. Come è stata accolta dagli utenti la sua idea e come vede il futuro dell'azienda? L'idea all'inizio ha sconcertato, perché oggettivamente il settore della meccanica non è un settore nel quale ci siano moltissime innovazioni. Però va detto che già dopo qualche mese di utilizzo gli operatori si sono abituati a questo servizio, hanno visto che abbiamo scelto le attrezzature migliori per fornire questo servizio, come per esempio questa Herbler che è alle mie spalle, di cui abbiamo un'ampia installazione, si sono affezionati e cominciano già adesso a riordinare. Attualmente il preventivatore fa circa 5.000 preventivi al giorno e sugli ordini siamo attorno ai 150 quotidiani, ma crediamo non sarà difficile decuplicare questa cifra in tempi molto brevi. In un mondo come quello dell'e-commerce, l'innovazione non si ferma mai. Quali novità avete in serbo per il prossimo futuro? Lavoriamo su moltissimi fronti, non solo dal punto di vista dei materiali che verranno inseriti con costanza continuamente, ma anche dal punto di vista della efficacia e efficienza del preventivatore che in un futuro abbastanza breve, nell'arco di qualche mese, fornirà anche suggerimenti all'operatore su quali sono le feature più o meno costose, quelle più facili o meno facili da realizzare, per fare in modo tale di ottimizzare al massimo le risorse economiche a disposizione per ottenere il suo costo.